Anche quest'anno l'estate di Bibbiana del nostro comune sarà un'estate calda e ricca di eventi. Inizieremo questo fine settimana con la Sagra delle Sagre, proprio qui nel centro storico di Bibbiana, per proprio seguire per tutto il periodo estivo con tantissimi eventi che si collocheranno non solo nei fine settimana, ma anche durante tutti i giorni settimanali. Ricordo e ribadisco uno strumento veramente importante per rimanere aggiornati su tutti gli eventi, non solo del comune di Bibbiana, ma anche di tutti gli altri comuni del nostro territorio. Casentinese, ovvero la Casentino App. È un'app che ci permette di poter essere aggiornati tramite notifica di tutti gli eventi che saranno realizzati nel nostro territorio, ma anche di informazioni importanti riguardanti magari interventi di manutenzione sulle strade o anche semplici incidenti che bloccano la fruizione di alcune strade. Magari anche molto trafficate. E ribadisco questo perché molto spesso si evince che alcuni eventi non riescono ad emergere rispetto ad altri per mancanza di informazioni. Io credo che se la volontà del nostro cittadino è quello di partecipare e di avere una cittadinanza attiva, questo possa essere uno strumento di grande aiuto. Tra le date più importanti abbiamo il 5 e il 6 luglio a Sochi col Grigio Summer Friends, il fine settimana successivo del 12 e il 13 luglio avremo il rally del Casentino, sempre nel nostro centro storico di Bibbiena per quanto riguarda ovviamente la partenza e le premiazioni, ma che si svilupperà su tutto il nostro territorio casentinese. Finalmente poi siamo riusciti a concretizzare una collaborazione concreta con naturalmente Pianoforte, il Comune di Bibbiena accoglierà quattro date. Il 14 luglio per un concerto dentro la chiesa di San Francesco a Bibbiena con il concerto Masterclass, il 17 luglio con la serata inaugurale in Piazza Grande con Iannacci e Bollani, per poi proseguire con altre due date in due borghi importanti di Bibbiena che sono Serravalle e Partina. E il fine settimana successivo sarà sempre il centro storico di Bibbiena ad accogliere la serata di Bandiere sotto le stelle e una 3 giorni di motoraduno del motoclub con eventi anche correlati, fino ad arrivare al fine settimana ultimo di luglio con Birbiena.